Come nasce l'idea di questo Risto Teatro? Nasce dalla volontà di creare un luogo unico a Roma. Sembra presuntuoso dirlo, ma in realtà non credo che esistano a Roma dei posti dove ci sia la volontà di coniugare, di mettere insieme la buona ristorazione, quindi una qualità sicuramente di alto livello a livello gastronomico, e la stessa qualità a livello spettacolare. Ma non soltanto, tu dici, beh, ci sono i locali che fanno musica dove si mangia, sì, ma qui si fa musica, si fa teatro, si fa cinema, si fanno laboratori, si fanno eventi, cioè qui si fa un po' di tutto, e quindi credo che sia unico per questo motivo. Quindi una serie di eventi per avvicinare il pubblico alla cultura? Beh sì, chiaramente la cultura nel senso più ampio del termine, perché è ovvio che la volontà è di essere popolari da una parte, ma cercando di soddisfare anche i palati un pochino più raffinati e più esigenti. Pensa che questo modo di fare possa essere un viatico per avvicinare, appunto, e portare gente a seguire questo tipo di iniziative? Beh, se non ne fossi convinto, certo non avrei dato adito a tutto questo, come chiamarlo, questa kermesse, perché qui ogni giorno si cambia, un mercoledì c'è la musica, il martedì ci sono i laboratori teatrali, giovedì, venerdì, sabato e domenica c'è il teatro, che però è teatro di prosa, teatro di recital, c'è un po' di tutto, ci sono eventi. Il lunedì facciamo presentazioni, ci sono corsi di fotografia, insomma ci sono veramente tante cose, e tante ce ne saranno. Pensate che abbiamo aperto veramente da pochissimo. Stasera c'è uno spettacolo bellissimo tratto da Stefano Benni, quindi voglio dire, il nome è una garanzia. Ci può dire qualche altro spettacolo in programma da qui ai prossimi giorni? Allora, abbiamo dopo Stefano Benni Le piccole cose, poi abbiamo Giuseppe Manfridi, che è un autore straordinario, che racconterà a Roma-Liverpool, cioè lui racconta le partite della Roma e lo fa diventare uno spettacolo. Poi abbiamo il grande Remo Remotti, il grandissimo Remo Remotti e la sua orchestra. Poi abbiamo Carlo Molfese che ci racconterà la storia del teatro tenda di Piazza Mancini, una cosa storica che tutti i romani ricorderanno. E quindi proietteremo, perché vi ho detto che facciamo anche il cinema, perché noi abbiamo uno schermo dove possiamo proiettare anche dei film, quindi faremo anche rassegne, e Carlo Molfese ci farà vedere gli spezzoni straordinari degli anni 70 con Gassman, Carmelo Bene, Edoardo De Filippo, insomma uno spettacolo veramente da non mancare. Poi Giorgio Carosi, Passeggiate romane, quindi un viaggio nella tradizione romana. E poi abbiamo Crescenza Guarnieri con un monologo di Massimo Carlotto, un nome ormai famoso a tutti. Niente più niente al mondo, il 20 dicembre, un appuntamento imperdibile, perché è un monologo che ha avuto successo in tutta Italia e anche all'estero, ed è veramente straordinario. Lei fa solo questa replica per noi. Metta via quella pistola, signore! No, 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 devi pagare! Piero, calmati, stai lasciando di testa, Piero, stai esagerando. No, chissà da quanto tempo mi prendete in giro, tu e l'altro! Piero, da qualche settimana, in realtà. 3 anni, 2 mesi, 4 giorni, signora. Cazzo, sei pignolo! Chi sei? Un investigatore, è un tuo amico? No, l'ho conosciuto oggi, è il barista. L'hai ingaggiato? Sì, no, sono il barista di questo bar. Il barista di questo bar? Siamo qui con il trio che metterà in scena questa sera Le piccole cose. Buonasera, ragazzi. Buonasera, buonasera. Spieghiamo al pubblico che ci segue da casa un po' la trama di questo spettacolo che voi metterete in scena. Sì, allora, Le piccole cose è uno spettacolo che è nato da un corto che avevamo fatto, che era Pari e Patta, diciamo un adattamento, ispirato a un racconto di Stefano Benni, che ha lo stesso titolo, Pari e Patta, che abbiamo portato in scena con un discreto successo. E da qui abbiamo deciso di fare uno spettacolo completo, a cui abbiamo aggiunto altri racconti, e insomma lavorandoci siamo riusciti ad unirli a un particolare fil rouge che non posso spiegarti, altrimenti perde chi lo viene a vedere, se no gli spiego un po' il gioco. Ecco, di questo si tratta, uno spettacolo che parla dell'amore,
che all'inizio diciamo è romantico e finisce in un altro modo. Naturalmente tutto in chiave ironica, però. Sì. Commedia. È una commedia, è una commedia. Non ci sono, ci sono anche delle uccisioni, ma non tragiche, diciamo. Almeno non dal nostro punto di vista. Per voi cosa significa, insomma, andare in scena? Voi che siete magari abituati ad andare, insomma, in teatri, qui davanti al pubblico che magari sta mangiando come stiamo vedendo. Allora, il pubblico ci hanno assicurato che smetterà di mangiare a un certo punto, gli verranno tolti i piatti da sotto, e verranno forniti dei bavaglini, fra l'altro, sì, dei bavaglini per asciugarsi la bocca e prepararsi allo spettacolo. Il servizio è sospeso durante lo spettacolo, uno spettacolo che comincia un pochino più tardi rispetto all'orario consueto, che è alle 9, insomma alle 10. E, diciamo che per Roma secondo me va benissimo. Roma è un pochino più rilassata come città, è una città più rilassata e caotica insieme, nel senso ha bisogno dei suoi tempi. Le 10 secondo me è l'orario perfetto. Secondo voi può essere questo il modo per avvicinare il pubblico agli eventi culturali, insomma al teatro? Volendo anche, però un vero espediente sarebbe o far finire di lavorare prima le persone, perché giustamente quelli che staccano, sai, comunque dal lavoro si stacca a una certa ora, poi si deve andare a casa, si deve cambiare, si fa una doccia, si vuole mangiare, poi dice ok, vengo quantomeno a mangiare già qui. Comunque tra i tempi di preparazione e il traffico, non so, io credo che a questo punto gli spettacoli sposterei direttamente a mezzanotte, però facendo lavorare poi il giorno dopo le persone, insomma, un orario comodo tipo alle 11, mezzogiorno, insomma. Per me questo sarebbe ottimale. E adesso? Chi la fa la voce grossa? Dimmi un po', chi la fa la voce grossa? Chi la, chi la, chi la, chi la, chi la fa? Quella di Calè, che sta tutto 3 anni, 4 mesi, 5 mesi. Chi la fa? Chi la fa? No, adesso tu mi darai, vero, dica qualcosa anche a me, dica qualcosa anche a me. Professionale. Dica, per esempio, sì? Di chi sono le porte mutande? Ecco, di che colore le porte mutande? Rosse, signore. Cazzo, penso rosse, signore. Bravissimo. Posso anch'io? Posso? Ce l'ho! Che colore porta le mutande? La signora non porta le mutandine, signore. Porta le mutande. Proprio una sportrina! E tu sei un pacco! Che cosa significa per te, insomma, proprietario di un locale, insomma, fare un Risto Teatro? È una novità. È una novità e fa piacere, quindi penso in questo momento tutto ciò che è novità possa solo per fare del bene. Uniamo la ristorazione, con mia madre in cucina ha avuto una buona esperienza, al teatro ci appoggiamo al direttore artistico Rosario Galli, quindi secondo me è una novità e quindi tutto ciò che è nuovo fatto bene ha un futuro, in questo ci credo. Quindi tanta buona cucina, sapori nuovi e vecchi, uniti anche a non solo uno spettacolo teatrale ma una serie di eventi, sì. Quindi per invogliare il pubblico a venire innanzitutto qui e avvicinarsi anche alla cultura. Sì, sì, la nostra idea è di avvicinare le persone non solo per il teatro o per la cucina, di avvicinarle o per il teatro o per la cucina o per tutte e due. In cucina mia madre con lo chef giovane Emanuele Casali. E sì, questa è l'idea, più che altro è questa, avvicinare la gente come qualsiasi attività commerciale, però non solo per una cosa o per l'altra. Noi abbiamo sempre detto, noi puntiamo al teatro tanto quanto la cucina e vogliamo soddisfare appieno questa cosa. Pensi che possa essere il modo migliore per far venire gente e avvicinarla appunto agli spettacoli, alla cultura? Questo non te lo so dire, onestamente, questo non te lo so dire, però so che c'è gente a cui piace vedere questi eventi, non solo il classico pub, discoteca, insomma, sono sicuro di questo, anche perché c'è tanta gente, mi sto accorgendo, nel mondo teatrale che si avvicina da quando siamo aperti, insomma, ci ha fatto capire che c'è tanta gente a cui piace questo tipo di serata. Quindi è una scommessa che voi ancora non sapete se è vinta o persa. C'è voglia, c'è volontà, poi insomma il periodo non è dei migliori, eh. Però uno ci prova. Ho aperto la porta piano piano, non mi resta qua. Stavate scopando sulla moquette. Bastardo! Sulla moquette? Non hai detto nulla! Sulla moquette! Certo,
sono uscito e ho detto questa me la tengo buona per quando rompi i coglioni con i miei tradimenti, e infatti... Giusto per sapere, caro, dove hai dormito quella notte? Come dove hai dormito? Dove? Ma da mia madre, no? Mammone, da tua madre? Esatto. Non le avrei raccontato... Ma secondo te, come ti viene in mente? Non posso darle un dispiacere così tosto, no? Lo sai, lei tiene troppo a quella moquette. Non c'è il Risto Teatro senza i due chef. Chiaramente, non si chiamerebbe Risto Teatro se non ci fossimo noi, quindi poi come la qualità la giudicherete voi e chi è in sala, però noi ci siamo insomma in cucina. E cosa avete proposto questa sera? Questa sera abbiamo proposto come antipasto un crostino di verdure con uvetta pinoli, giusto, tutto bene. E una mille foglie di radicchio con prosciutto e mozzarella. Per primi gnocchi su vellutata di zucca con formaggi stagionati e funghi. È un suo piatto, quindi. Pennette al ragù di agnello. Per secondo un'arista di maiale al forno con le mele. Contorno spinaci all'agro, burro e parmigiano, e per dolce sempre una sua creazione, un crumble scomposto di pere scomposto e un tradizionalissimo castagnaccio. Voi siete due chef, ricordiamo al pubblico perché siete due, perché unite la tradizione. La tradizione ha l'innovazione, la modernità, eccetera. E anche il fatto che comunque lui è uno chef di scuola, ha fatto scuola, eccetera. Io sono un'autodidatta, un'appassionata di cucina, una che ama cucinare, che lo fa da sempre in vari modi, e quindi ecco, abbiamo unito anche queste due cose. Lui sicuramente mi porta della tecnica, delle innovazioni che io non ho, insomma, ecco. Dici qualche pietanza oltre a quelle che hai proposto questa sera, che proporrai nei giorni seguenti? Proporremo sicuramente un brasato con del mosto e dell'uva rosa, un brasato di vitello. Avevamo pensato anche di fare delle fettuccine, sempre con funghi e pistacchi di Bronte. Non so, poi sai, le idee vengono confrontandoci, no? Confrontando la tradizione e l'innovazione, quindi adesso piano piano sforneremo dei nuovi mostri. Come nasce questa unione? Ma la nostra unione casualmente, diciamo, perché parlando il momento di mettere in piedi questa struttura tramite amici e un'amica mi ha parlato di questo giovane ragazzo, e il momento insomma, che poi ci siamo incontrati, che l'ho visto, mi è piaciuto perché è molto semplice, disposto, diciamo, a imparare, anche a confrontarsi con un'altra persona che non è poi appunto di scuola, no? Che magari poteva sentire io sono chef e tu chi sei, invece no, ecco, questa sua, diciamo, umiltà tra virgolette mi è piaciuta molto. Ragazzo pulito, bravo, bello, mi piace, insomma, ecco, non lo so perché è così, è andata così. Chi ha ricevuto più apprezzamenti a livello culinario? Ma siamo pari. Ma uguale, uguale. Vero? Sì, non no, bisogna no. Mai prendersi il merito singolarmente. Siamo in due e il merito va diviso. A Londra al congresso con me c'era anche Gilberto. Mi ha detto tutto, era disperato. Mai stata con Gilberto? No, no. Ma con sua moglie Giovanna sì. Giuro, poverino, che mi diceva, sai, penso che mia moglie mi tradisce, sospetto che sia con una donna. E allora ho pensato a quest'estate, quando tu e lei vi spalmavate reciprocamente la crema solare. Così ha chiamato Giovanna e l'ho detto, so tutto! E lei? È scoppiata a piangere. Donna fragile. Per favore, non dire niente a Gilberto. No, 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 sì! 3-3. 4-3. In seguito Gilberto lo hai consolato tu.